Le anticipazioni ci dicono che nell'isola sarda di Carloforte ci sarà molta tensione a causa della sparizione improvvisa di Vanessa Siles. Nuovo spazio dedicato alla seconda stagione della serie televisiva L'Isola di Pietro che andrà in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset per 6 appuntamenti consecutivi tutte le domeniche, salvo variazione di palinsesto. Le anticipazioni della terza puntata ci rivelano che nella splendida isola sarda di Carloforte ci sarà molta tensione a causa della sparizione improvvisa di Vanessa Siles. Purtroppo la poliziotta Elena Sereni continuerà a discutere con il vicequestore Alessandro Ferras. Cosa accadrà nel secondo episodio? Nel secondo appuntamento della fiction con protagonista Gianni Morandi, che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 domani sera, il pediatra Pietro si prenderà cura del piccolo Tobia finito in coma farmacologico dopo una overdose da eroina. Nel frattempo anche se il presunto responsabile del decesso di Giulia Canale si troverà dietro le sbarre del carcere, Elena continuerà ad avere dei dubbi sul fatto che Alessandro potrebbe aver avuto una relazione sentimentale con la defunta. Caterina, dopo aver perso la vista, farà fatica a ricordare cos'è successo durante il suo incidente. Purtroppo la situazione si complicherà ulteriormente quando la giovane Vanessa Siles scomparirà senza lasciare nessuna traccia dopo aver partecipato ad una festa in spiaggia. In seguito Elena coinvolgerà nelle indagini sulla morte di Giulia anche Alessandro, e purtroppo non verrà alla luce nessuna novità sulla vicenda. Intanto Diego si scontrerà con Pietro dopo essere venuto a conoscenza di una verità sconcertante sulla sua nascita, mentre Siles riceverà una richiesta di riscatto molto probabilmente per la liberazione della figlia Vanessa. Per finire Caterina e Fabrizio continueranno ad avere dei diverbi. Spoiler del terzo appuntamento in onda il 4 novembre. Gli spoiler riguardanti il terzo episodio in onda domenica 4 novembre 2018 ci dicono che Elena, anche se sarà a stretto contatto con Alessandro per scoprire la verità sulla scomparsa di Giulia Canale, continuerà a non fidarsi del vicequestore di Carloforte. Intanto continueranno senza sosta le indagini sulla misteriosa scomparsa di Valentina Siles, svanita nel nulla dopo aver partecipato ad un evento con i compagni. Caterina si avvicinerà sempre di più a Diego che le riserverà un comportamento migliore di quello del fidanzato Fabrizio. Inoltre la ragazza dopo il trauma subito a seguito dell'incidente avuto mentre si trovava in macchina con Alessandro, non riuscirà a capire bene quali sentimenti prova. Successivamente il fidanzato di Vanessa, cioè Matteo Salsi, verrà sottoposto ad un interrogatorio dopo essere stato considerato responsabile del presunto omicidio per aver discusso con la giovane proprio prima della sparizione. I sospetti della polizia si concentreranno anche su Rudy, l'ingenuo bidello dell'istituto scolastico frequentato da Vanessa, Caterina, e Matteo. Purtroppo Alessandro continuerà a litigare con Elena anche perché sarà convinto che il ricco imprenditore Ignazio Siles è implicato nella sparizione della figlia.